Ecco Donizetti ed ecco Posillipo, perché siamo con queste notti d'estate a Posillipo. CD che esce per la Brilliant Classics con le voci di Letizia Calandra, soprano, Fausto Tenzi, tenore e Ilario Nicotra al pianoforte. Con questa pubblicazione, 1836, sei ariette e sei notturni, così chiamate, pubblicate da Bernardo Girard tra il 835 e l'842. Donizetti ha scritto molto da questo punto di vista, oltre naturalmente alle celeberrime opere. C'è un catalogo che Luigi Inzaghi appunto ha redatto, che comprende circa 281 opere, di cui 154 vennero pubblicate, e ci sono appunto queste ariette, questi notturni raccolti nel CD Brilliant Classics. Per voi abbiamo l'arietta A mezzanotte, praticamente è un'aria su un poema di Anonimo che il compositore dedicò a Giovanni Battista Rubini. Ha questi passaggi molto sensuali, questi momenti di grande sospensione, in cui insomma la notte diventa così il momento ideale per chi si ama e per chi vuole dare sfogo alle sue passioni. Dunque ascoltiamolo, A mezzanotte di Gaetano Donizetti. Che tu mi verrai nel mio asilo a ritrovar.
Gaetano Donizetti, questa è A mezzanotte, un'arietta dalle notti d'estate a Posillipo, in questo caso la voce di Letizia Calandra con Ilario Nicotra al pianoforte, mentre Filippo ci ricorda che questo pezzo venne inserito da Giuni Russo, indimenticabile, in un disco bellissimo, si chiamava Casa di Ida Rubinstein, una versione più pop, veramente un disco di grandissimo livello, così come ricorda appunto questo Donizetti che esce per la Brilliant Classics.